Ciao a tutti ragazze e ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi infatti, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un video acquisti del Black Friday. Iniziamo! Ci tenevo a dire che nessuno degli articoli che troverete in questo video è sponsorizzato, dunque sono tutti articoli acquistati da me. Detto questo, iniziamo. Ovviamente anche questo partner, diciamo, non è sponsorizzato. Iniziamo con il primo item ed è un Chromecast. Come sempre vi mostro la confezione. Bene, nella prima facciata troviamo ovviamente l'immagine del Chromecast con le varie app, alcune tra le mille, come è scritto qui, disponibili, che potremo utilizzare nella nostra TV con Google Chromecast. In questa facciata ci viene spiegato che grazie a comunque il nostro smartphone potremo ampliare i comandi e utilizzare Chromecast in modo, diciamo, anche più svelto, in modo più comodo e interattivo. Tutto sulla tua TV, ovviamente serie TV, film, YouTube, foto e molto altro. Andate a vedere i miei video su YouTube con la Google Chromecast, mi raccomando. E ovviamente qua ci spiega un po' tutte le cose che possiamo fare con Google Chromecast. Il supporto del formato HP 1080p si collega alla porta HDMI della TV, facile da configurare, riproduzione streaming di migliaia di app di Android e iPhone, e ovviamente possiamo anche svolgere il mirroring del nostro telefono sulla TV. In questa parte superiore non c'è niente, mentre in questa possiamo trovare ovviamente informazioni di servizio. Detto questo, iniziamo con l'unboxing. Il mio fidatissimo taglierino, o quello che è. Bene, iniziamo a strappare o facciamo... Ok, non servi, via. Ecco, così questa è una vera esperienza di unboxing. Ora devo iniziare a capire come si apre questa seconda parte. Direi che si sfila in questo modo. No, come cavolo? Sta diventando più complicato del previsto. Ok, apriamo. Wow! Eccolo qua, il nostro Chromecast. Mettiamolo un attimo da parte. Vediamo cosa si cela all'interno della confezione. Ovviamente questa parte, ok, troviamo il cavo di alimentazione. Sì, esatto, il cavo di alimentazione che è micro USB ed è questo qua. Troviamo anche l'alimentatore e i manualetti di istruzione, diciamo le guide rapide, tedesco, c'è anche ovviamente l'italiano. Questo è il Chromecast, come avete potuto vedere. Il cavo è di tipo HDMI. Possiamo notare che qua c'è un attacco micro USB e un pulsantino. Passiamo ora al secondo prodotto. Come secondo prodotto ho deciso di unboxare questa lampadina smart che mi è stata data insieme all'articolo che vedremo dopo. Dunque, la confezione è molto semplice, è una lampadina, ci dice che è possibile comunque comandare la lampadina e vedere tutte le varie funzioni attraverso l'app. Qua ci mostra il livello energetico della lampadina e le varie configurazioni e anche il fatto che può lavorare insieme a Google Assistant. Dunque, vabbè, non mi dilungo più di tanto, è una semplice lampadina smart, ovviamente. Eccola qua, è una semplice lampadina. All'interno troviamo anche questo piccolo manualetto di istruzioni. E ora volevo passare al pezzo forte per quanto mi riguarda di questo unboxing, ovvero Google Home Mini. Ovviamente anche in questo caso vediamo le varie facce della confezione, Google Home Mini, le varie app che possiamo utilizzare con il nostro Google Home Mini, tra cui Spotify, le lampadine Philips, Netflix, YouTube, Google Chromecast che avete visto poco fa. Ovviamente Google Home non è solo un assistente vocale, ma è anche un piccolo speaker con il quale possiamo ascoltare musica, interagire, ma ne saprete già tantissimo, forse anche più di me. Informazioni di servizio. Iniziamo con l'unboxing. Eccoci qua, speriamo che questa confezione sia più facile da aprire. Ok, ho visto una cosa carina. Ok. Eccolo qua. Bellissima comunque la confezione, il packaging, molto bello. Ecco qua il nostro device in primo piano. Ho scelto questo colore chiaro, invece del grigio antracite, ho scelto questo colore più chiaro. Mettiamo un attimo da parte il Google Home. Continuiamo con l'unboxing, alziamo questa piccola
pezzo, ok? Questo piccolo pezzo, ok? Iniziamo, manualetto di Google che andiamo a vedere dopo. Anche qua il cavo di alimentazione, vediamo se c'è altro. No, non c'è più nient'altro, possiamo spostare la confezione. Togliamoci questo piccolo manualetto, diciamo, dalle cose da visualizzare, ok? Iniziamo, scopri il tuo Google Home Mini, stai al sicuro. Ci viene spiegato come utilizzare, ovviamente scaricare l'app e... innanzitutto direi di collegarlo e poi scaricare l'app. Scopri il tuo Google Home Mini, qua ci viene spiegato come funziona ovviamente, e qua ovviamente delle informazioni per quanto riguarda la nostra privacy. Ecco qua il device, facciamo una prova. Perfetto, sono riuscita a collegare il cavo a qualche presa. Attacchiamo e vediamo come si comporta. Wow, bello forte. Ti diamo il benvenuto in Google Home. Ok. Per iniziare, scarica l'app Google Home su un telefono o tablet. Sto ricercando i dispositivi, vediamo se lo trova. Ottimo. Volevo far notare anche, vedete, le lucine blu di Google. Oh madonna, si sta connettendo alla mia rete wifi. Ok Google, sta configurando la mia voce. Ok, sta aggiornando il dispositivo. Bene, il dispositivo è stato configurato, vediamo cosa possiamo fare. Ciao, sono il tuo assistente Google e sono qui per aiutarti. Madonna, che paura. Per scoprire alcune delle cose che puoi fare. Mi sono preso un infarto. Ok Google, cosa sai fare? Prova a dire che ora è a Seattle o definisci depressione. Ok Google, metti un po' di musica. Certo, metto un po' di musica da Spotify. Ok, non so che musica sia. Ok Google, stop. Bene, direi che comunque il dispositivo funziona benissimo. Bene ragazzi e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e fatemi sapere se volete la mia opinione riguardo questi dispositivi. Nel caso vogliate un video, ne farò uno ovviamente. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Aquamarine!